Salve a tutti, anzi buonasera a tutti da Melbourne, Eugenio Perri Carmelo qua, un attimino che mi preparo. Da sigla, eccomi qua. Volevo innanzitutto salutarvi tutti quanti a voi che seguite su Facebook, seguite, e anche devo salutare pure tutti quelli che seguiranno da YouTube, perché questo programma sarà diciamo anche tra poco scaricato su sulla piattaforma YouTube. Perché vi spiego subito. Intanto oggi è 31 marzo 2020, e qui a Melbourne sono le 7:16 minuti primi, da voi sono le 22:16 minuti primi. Naturalmente questa con noi è una trasmissione per stare un po' insieme, per parlare un pochettino, anche per farci compagnia in questo periodo triste. Intanto saluto anche te, Flavia, da Argentina. Se quiere, usted quiere hablar en español, e puedo praticarlo también io. Hacerle e poi devo parlare contigo e chiamarla in Messenger se usted quiere. Mi riferisco a Flavia Muraca che ci segue dall'Argentina. Saluto Antonietta, saluto tutti quelli che si. Allora, ho invertito un po'. Saluto Robertino che parla sempre di politica. E io rara, e ciagare te che ho vacanze. Roberto, non faccio chi può essere chiunque, Roberto, non dico cognomi, dico solo i nomi. Quindi, intanto, ripeto, ho invertito gli orari. Qua ancora è buio, sta per uscire il sole. Oggi mi sa che è un po' nuvoloso. Comunque, siamo ancora al buio, e qua siamo in anticipo perché è saluto. Caterina, stai pronta che poi ti porto pure in trasmissione col telefonino stavolta, non col computer. Segui dal computer, poi abbassa il volume o spegni il computer quando ti porto in diretta. Un'altra Caterina c'è in diretta. Siete un po' tanti. Comunque, stavo dicendo che devo salutare tutti quelli che... Sì, grazie, poi magari ci sentiamo in diretta. Ciao Caterina. Allora, non è che voglio fare concorrenza ai programmi televisivi che di solito guardate lì in Italia. È un modo, visto che la notte, per me sono flessibile con gli orari di lavoro qui, quindi posso stare con voi fino oltre mezzanotte, ma staremo un po' insieme. Poi dipende da come mi sento, perché parlare, stare attento qui, perché devo fare un po' da tecnico pure, nel senso che non c'ho una persona che mi guarda, devo guardare la messaggistica e tutto il resto. Allora, dietro di me, vedete, ci stanno dei numeri. Anzi, lo giro, ecco qua. Il 60, sì. Sono diventato sessantenne, 60 anni purtroppo. E ringrazio tutti quanti e tutte quelle che hanno fatto gli auguri ieri su Facebook, su WhatsApp, su Messenger, tutte insomma, oppure Instagram, tutti LinkedIn, tutti questi social che devo ancora andare a controllare. Comunque il ditino ieri, a furia di mettere i cuoricini, mi ero incantato. Comunque saluto tutti quanti voi, poi quelli che hanno veramente lasciato un pensierino scritto, un abbraccio da parte mia. Ma ripeto,
Adesso stasera vorrei sentire un po', poi ieri intanto vi dico pure delle novità per quanto riguarda la situazione qua in Australia, così potete capire come siamo. Quella vostra italiana non ditemelo perché posso, diciamo, sono in contatto 24-24 sia con persone in Italia ma anche con i vostri telegiornali e tutto il resto. Purtroppo è comprensibile che non si fa altro che parlare di questa pandemia che è una cosa molto diversa da epidemia. Epidemia significa che c'è un contagio circoscritto, pandemia che poi si perde il controllo. Ecco perché si chiama pandemia, almeno. Non so se riesco a essere chiaro quando parlo. Allora, saluto tutti quanti voi che apparite sulla schermata, a Maria, Franca e via di seguito. Naturalmente ognuno di voi può partecipare in diretta, perché ripeto, devo salutare, tenere conto, perché chi poi andrà a vedere il video su YouTube non vedrà i vostri messaggi, quindi state tranquilli, soltanto su Facebook vedrà i vostri messaggi, su YouTube lo schermo sarà libero da questi messaggi che io posso vedere. Grazie anche a Maria che fa gli auguri ancora. Comunque ripeto, gli auguri erano ieri, anzi io ho festeggiato il compleanno, avete visto la mia foto con la mia famiglia, ho festeggiato il 29, perché ieri, giorno un po' strano, saluto Carmine di seguito, perché sì, mio padre è deceduto nel giorno del mio compleanno. Io mi trovo in Australia l'anno scorso e io ho avuto una polmonite, chissà, forse pure l'anno scorso, perché un uccello australiano, un pappagallo mi ha graffiato e mi sono ammalato, ho avuto una polmonite. Per fortuna poi ho cambiato ospedale, non riuscivo a capire, forse era qualche virus di questi qua. Boh. Comunque, sta di fatto che non potevo partire per stare vicino a mio padre in Italia, che era morente, e poi dopo è morto il 30, e quindi poi in fretta in furia ho trovato un aereo, un posto su un aereo, il primo possibile, e ho fatto in tempo a esserci in Italia in 24 ore, cosa è a fare il funerale di mio padre. Quindi ieri era più una giornata, non so come dire, non so perché a volte noi siamo destinati qui, c'è sempre un disegno, secondo me, un disegno divino, che niente accade per, cioè se io mi sono alzato stamattina a stare con voi, c'è qualcosa che è già predestinato. Se abbiamo questo virus che va in circolazione, è qualcosa predestinato, non possiamo fare nulla, secondo me è tutto, non calcolato, direi tutto. Tutto stampato nel nostro destino, mettiamola così. Dunque, quindi ieri capitava l'anniversario di mio padre, quindi adesso mi tocca festeggiare il mio compleanno il giorno prima, perché sta male festeggiarlo durante il giorno della sua morte, e che ha fatto il primo anniversario mio padre Luigi Perri. Quello che ha fatto quell'edificio davanti alle scuole elementari con mia madre, Annina Martucci, loro hanno fatto quell'edificio, non noi figli, l'hanno fatto loro. Bisogna dare credito perché a Pallagrio, adesso entro a Pallagrio, stiamo tutti, come dire, siamo tutti fatti di ossa, di carne, però alcune persone lasciano una traccia. Chi la lascia scritta, chi la lascia, nel caso mio potrei dire la lascio sui media, con questi video, ma ognuno di noi lascia una traccia. Sono insignificanti quelli che, purtroppo devo dirlo, quello che muoiono non lasciano nessuna traccia, nel senso che consumano soldi, mangiano e alla fine nessuno si ricorda di queste persone. Ma se voi lasciate una traccia, che avete fatto una casetta, che avete educato dei figli, che avete, allora è da ammirare quello, o che avete, dice questo era signor X, signora X, che ha fatto questo. Chi scrive un libro e vi di seguito. È importante riconoscere, perché tipo a Pallorio ci stanno dei palazzoni, palazzi, ma ripeto, andate a vedere chi è che è stato a mettere la prima pietra o a costruirli.
E così dire sia anche nelle città, perché spesso vediamo un monumento, vediamo un palazzo, bisogna dare credito a quelle persone che con sacrifici li hanno eretti, li hanno fatti. Tutti gli altri purtroppo magari ne hanno goduto, ma non hanno fatto un bel niente, per essere franchi e sinceri. Quindi ci tenevo a sottolineare questo perché abbiamo delle generazioni che producono e altre invece che non producono niente. Tornando a noi, tipo ad esempio, poi magari ne parleremo pure con Caterina, con la radio Radio Parsec, da cui il gruppo che sta ripetendo, il video parte dal mio profilo su Facebook, ma è ripetuto sul gruppo Radio Teleparsec, è ripetuto sul gruppo Palcromel, è ripetuto sul gruppo Italia Bella, tre gruppi. Però a te che vedrai YouTube devi capire che sono diretto anche a te, perché questa trasmissione sarà caricata su YouTube. Chi ci sarà ospite oggi, anzi stasera per voi, lo vedremo, lo sentiremo insieme. Sono tanti gli argomenti che vorrei parlare più veloce, ma poi devo ricordarmi che sto comunicando, quindi ridurre la velocità. Di cui vorrei parlare, discutere con voi, tipo ad esempio adesso andiamo a vedere la situazione di questa pandemia, di questo virus. Allora, in Australia, poi ripeto, in Italia ci sono stati tantissimi errori, volenti o non volenti, la storia giudicherà, non sarò io. Io sicuramente a volte parlo chiaro e mi accollo, mi attiro, come dire, l'attenzione di qualcuno, dice Matti, di Gon, Matti. Però gli errori in Italia ci sono stati tantissimi nel gestire questa pandemia, perché ripeto, gestire questa pandemia significa chiudere, isolare. Faccio un esempio: se in un ospedale c'è una camera dove c'è un malato di infettivo, cosa si fa? Lo si chiude, lo si cura in quella camera infettiva. Se questo malato, per motivi suoi, esce da questa camera e si muove nei reparti, cosa bisogna fare ancora? Bisogna chiudere tutte le altre camere dove è infettato questo qui. Semplice. Se poi questo cerca di andare nell'ascensore, si fa, insomma, dove passa bisogna, per contenere l'infezione, la trasmissione, diciamo, di questo maledetto Corona 19, Covid-19. Invece, cosa è successo in Italia? Mentre il malato immaginario stava nella stanza, allora, prima che è successo il 21 febbraio, allora, se andiamo ancora prima, in Italia addirittura, mentre la Cina, sapevamo qualcosa, perché naturalmente la Cina non è stata così aperta, allora. Che è successo? Che mentre in Cina, noi in Italia si seguiva il Festival Sanremo, si pensava a quei due che non cantavano insieme, non si preoccupava, poi tutti erano tranquilli che non avrebbe toccato il bel paese. Poi il 21 c'è stato il primo contagio in Italia, addirittura c'erano i carnevali, la gente addirittura si preoccupava più di fare il carnevale che invece di interessarsi. Quindi da questi errori, ecco, poi c'è stata la zona lì nella Lombardia, zona rossa, che poi è diventata tutta zona rossa, ma ecco, qualcosa è sfuggito a chi è pagato profumatamente in Italia, chi è pagato, perché dovete capire una cosa, mo divento polemico, divento polemico forse, quello che voglio dirvi è che se tu sei politico e sei pagato, devi agire, devi fare. Se non sei capace, lascia fare qualcuno. Fai una commissione. Io non sto facendo. Cioè, abbiamo in Italia, abbiamo delle persone che non sono capaci di gestire. Non significa che io, se sono professore universitario, significa che io sia capace di comandare una nazione o dirigere un governo. Quella è l'illusione che si dà in Italia. Quello è il primo errore. Perché ci sono persone molto più competenti. E allora ci sono stati tutti questi errori che forse magari sono serviti agli altri paesi che adesso stiamo pure passando questa tragedia a non fare gli stessi errori.
Però voglio dire, si poteva contenere. Se tu lasci i treni su e giù, frecce rosse, camminare, lasci gli autobus su e giù camminare, allora che cosa vuoi? Che la pandemia stia circoscritta? No, è impossibile. È come quel paziente che ha lasciato la stanza immaginaria e va via a contaminare tutto l'ospedale e via di seguito. Così bastava. Purtroppo a me sta a cuore la mia Calabria. Io le Santelle poteva. Se ne poteva a Mister Conte là, gli poteva dire ciao, io chiudo la Calabria, adesso fai tu quello che vuoi. No, quando dopo tutto è successo, perché in Calabria non c'era, nel sud Italia non c'era, se era nel nord bisognava circoscrivere quelle regioni. Adesso torniamo da me in Australia. Da me come? Dice allora tu che parli, hanno sbagliato in Australia. Allora in Australia facciamo pure gli stessi errori, nel senso che non sono errori così evitabili, perché l'Australia è un territorio immenso, qui siamo collegati soltanto via aerea e purtroppo c'è stato il ritorno di australiani che si sono contagiati fuori. Allora, adesso vi faccio un aggiornamento che chi arriva in Australia non può scendere, se arriva, tranquillamente va a destinazione. Prima viene preso in autobus e poi scortato, messo in un hotel in quarantena. Questo è il primo provvedimento. Ma una cosa che voglio dirvi, da 2 giorni in Australia subito ha fatto un'app, un'applicazione che anche voi potete scaricare sia da Google Store o da Apple Store. E l'applicazione è questa qui, ecco qui, coronavirus. Ecco, ve lo faccio vedere, l'ho aperta, ecco qui. Questa è l'applicazione che ha fatto il governo australiano, dove io sono informato su tutto. Allora, ci sono pigi, ad esempio, se io metto qui, allora mi fa tutta la mappa dell'Australia. Un attimino, vediamo. Ecco qui. Vedo i contagiati istantanei e via di seguito. Allora, qua vi leggo fino al 3 del pomeriggio del 30 marzo. Allora, i casi confermati di coronavirus in Australia sono 4.245 casi. E ci sono stati 279 casi. Poi per stati, noi quello più che c'ha più casi in Australia è la Nuova Gales del Sud, New South Wales, che è a 1918. Poi ci siamo noi del Victoria con 821, 689, 305 il Sud Australia, poi il Western Australia. 355, il territorio del nord ce n'ha 14, quello che ce n'ha di meno, poi la Tasmania ce n'ha 65, la fa caldo ci sono di meno, quindi poi io posso vedere tutto quello che voglio, cioè bastava un'applicazione, non che mi metti là, esce qualcuno dal telegiornale o dalla protezione mi deve leggere, io lo posso avere sul palmo del telefono, ecco, questa è un'applicazione, la prima che avrebbe dovuto fare un governo serio. Capite? Non spendere soldi, ecco, perché tutti mi vedete, siete sul telefono. Poi altra cosa, dite, sì, più di un mese fa, anzi 2 settimane fa, il governo ha accreditato ad ognuno dei bisognosi 760 dollari nel proprio conto, non come in Italia, faccio l'esempio, darei comune, se io non sono amico del sindaco, se il sindaco c'è un commissario, neanche mi conosce, come fa a darmi il buono, vi dico? Bastava semplicemente, ognuno c'ha un telefonino, caricare un credito sul telefonino, un'applicazione che potrebbe pagare benissimo la spesa. Come vedete, certe cose da noi non funzionano. Non funzionano, è inutile, purtroppo siete, come dire, bisogna pregare la Madonna che ci aiuti, Gesù Cristo. Per questo stasera io vorrei, se mo sto parlando abbastanza, mo chiamo qualcuno. Intanto c'è una notizia positiva che ve la voglio dare in anteprima, ecco, per chi guarderà YouTube, per chi guarderà Facebook, per chi guarderà questo video più tardi. Naturalmente più andiamo avanti qualcuno si aggiunge perché è sera, qualcuno che lascia la televisione andrà a vedere questo video. Allora, ieri qui in Australia hanno scoperto che avete visto c'è quel tubo, diciamo così,
in ospedale quel macchinario che si fa la TAC, ecco, per vedere i malati oncologici. Lì si può vedere diciamo, il virus anche nelle prime fasi. Quindi si mette lì, e questa è un'arma a disposizione, l'hanno già pubblicato, tutti gli ospedali possono usare. Perché è fondamentale questo? Perché mettendo lì, naturalmente c'è un modo per riconoscerlo, si può capire subito se il virus è nel corpo di quella persona, prima che sia positivo e tutto il resto. Quindi si possono, come dire, abbiamo a disposizione un'arma in più. Questo per combatterlo, perché sto Corona 19 è un'arma infida, perché è piccolissimo, si propaga benissimo, è micidiale perché arriva. E poi, quindi adesso, grazie all'Australia, hanno scoperto che mettendo il paziente in questo macchinario si può scoprire proprio il virus all'inizio, all'inizio, all'inizio. Quindi, studiando lì si può, come dire, agire molto prima, perché la cosa che forse si sta sbagliando è perché se si prende provvedimento dall'inizio, ecco, si evita che poi si arrivi al ventilatore, alla crisi polmonare e tutto il resto, ecco, perché vanno assistiti prima. Quando poi arrivano lì è difficilissimo riprenderli. Questo è, quindi, naturalmente qui l'Australia si sta buttando tutte le diluzioni sia per il vaccino, sia per trovare un modo. E poi, ripeto, ancora siamo liberi qui, hanno limitato le libertà, hanno chiuso alcuni negozi, ma ancora possiamo circolare liberamente in macchina, si può camminare, si può fare ginnastica, se entri in supermercato ti devi disinfettare le mani e via di seguito, insomma, c'è un altro criterio. Detto questo, io vorrei, non so, chiamo qualcuno e poi magari cambiamo nota, nel senso, vedremo. Allora, vediamo se stavolta è disponibile. Anzi, poi devo dire che ieri ho conversato con la persona sospetta positiva di Ballagoria, ma poi era negativa. Poi era negativa e quindi la paura è passata. Abbiamo comunicato, anzi, mi ha avvertito lui. Allora, saluto tutti quanti, Michele e tutto il resto, tutti quanti. Ripeto che poi questo video sarà messo su YouTube, quindi devo ricordarmi di salutare tutti quelli che siete vedrete il video su YouTube, perché qual è la differenza? Che su YouTube non bisogna avere l'account su Facebook per vederlo, quindi uno che non c'ha per niente l'account, diciamo, il profilo su Facebook può vederlo. Allora, saluto tutti quanti quelli che ancora mandano gli auguri, tipo arrivano qui a volontà gli auguri. Allora, poi un po' di persone che siete tutti, vediamo, magari farò degli interventi velocissimi, però c'è una persona che lui è molto conciso e molto preparato, e ci interessa sapere da Crotone. Lo sentiremo. Allora, ci siamo? No, un attimino, pazienza, perché sto contattando una persona via video. Naturalmente, se qualcuno di voi è disponibile, può mandarmi. Io leggo qui, e vi posso. Dunque, la persona non è disponibile, però voglio chiamare lui che mi ha detto: chiama me, adesso ti chiamo. Vado in Germania. Eccoci qua. Buonasera, Buonasera. metti il telefonino verticale in quell'altra L'ho posizione. girato il telefono. Io l'ho girato, a te non ti vedo.
Mi vedi? Allora, mettilo verticale il telefonino, Carmine. Bravo, così. Così, ecco. Però non ti vedo la testa. Eh sì, adesso mi vedrai, non ti preoccupare che sto cercando di... Allora, quello che devi fare, Carmine, io vedo più... un attimino, devi... Vabbè, allora, mi vedi? No, mo sì, Adesso. ma non tutto. Ok, mi vedi? Ora ti vedo. Ok, un attimino che io ti sto coprendo. Cerca di alzare un po' il telefonino perché se no ti copro io. Ecco, no, nel senso tu vedo più la radio sopra di te che te. Abbassarlo. Ti devi inquadrare meglio. Io ti vedo. Sì, ma io non ti vedo. Così. Sì, è un attimino che c'ho. Vediamo se riesco a rimpicciolire questo. Il tecnico sei tu. Mannaggia. Ok, allora ti vedo benissimo, dai. Aspetta che ti mando in diretta. Abbiamo Carmine Marra dalla Germania. Carmine, allora un attimino che ti passo in diretta. Ecco qua. Ci siamo tutti e due. Allora, come. Buonasera Buonasera a te in Germania. L'Australia comunica con la Germania. a te. Buonasera a te pure in Australia, no? Ho ancora No, no, sta facendo giorno. Anzi, ti faccio. giorno. Sì. Alla buongiorno. Sì, qua è già martedì mattino. Sono le Niente, 6. tu hai detto. Io ti voglio fare una cosa. Tu hai detto che in Australia quando fai l'attacco lo trovano, però i gyros come dicono. E quando ti mangia tu non te ne accorgi. Allora, ti spiego subito cosa. Io l'ho capito. Un attimino. Vediamo se ti devo mettere. Ti devo mettere in una condizione aspettata perché sennò ti copro io con la mia stessa. Ecco qua. Mo ti vedo. Mi vedi adesso, bravo. Un attimino Mo ti che. vedo pure i 60 anni, te ne faccio pure gli auguri in diretta che te l'ho fatto su Facebook. Grazie, grazie. Fra poco ti arrivo io. Però ti devi spostare tu, che sei messo proprio dietro di me. Mo. Sì, allora. Ecco, ti devi spostare un po' dai 60, ti metti vicino di là. Ascolta, comunque il fatto di vedere l'attacco è perché dà la possibilità di studiare questo virus all'inizio, in pratica, prima che diventa. Scusa se ti interrompo, Eugenio, no, non lo so, in Italia come dicono alla televisione, poi non lo so, io non sono medico, sono un mezzo muratore che neanche lo faccio più. Però dicono in Italia che non ti dà sensi, quando tu ti arriva già è un po' più difficile. Beh, non O posso, sbaglio? no, non posso dirtelo perché dovremmo chiedere a qualcuno che l'ha avuto e dirci la sensazione, però c'è una cosa che facciamo dei ragionamenti, che chi è stato con una persona infettata ore e ore, Lo prendo. no, lo prende in dose massiccia, quindi Sì, ma pure nella plastica rimane 72 ore. Lo so che questa è la sua pericolosità, che lui pure se cade in qualche parte è sempre attivo. È Comunque, sempre attivo. sta sconvolgendo il mondo, nel senso che vedere tutti i paesi e il nostro. Ci colpiamo un po' da soli. Bravo, sono d'accordo. Perché abbiamo preso troppo aria a tutti, diciamo. Sì, Vi dico aria per non dire altre cose. Siamo più cattivi, io mi Bravo, metto. bravo. Siamo più cattivi, io mi metto tutti. Non che siamo tutto il mondo, però diciamo siamo più arroganti. Prima quando si faceva la vendemmia, si faceva pure, si buttava un solaio, un coso, era più allegria. Mo c'è odio. Cioè, tu con la gente vicino non te ne accorgi, non parli, non fai. Sì. Cioè, diciamo, l'aria noi l'abbiamo infestata noi stessi. Sì, c'è cattiveria perché quando un paese soffre,
Noi, se non ci tocca direttamente, ormai siamo abituati, mangiamo davanti al televisore, ah, c'è la guerra, c'è quello che scappa, ah, tanto non mi tocca, e quindi lasciamo che vada così. Lasciamo a piangere loro, diciamo, noi non piangiamo. E infatti, Carmine, se hai la possibilità, vatti a vedere, è uscito un film nuovo, nuovissimo, l'ho visto, si chiama in inglese The Platform, ma in italiano sarà La Piattaforma. Un film forse è nuovissimo, solo nel cinema, ma io l'ho visto. È in spagnolo questo film dove c'è un grattacielo di 200 piani e dove sono chiusi e stanno facendo un esperimento sociale. E in pratica ci sono ogni piano due persone e c'è una piattaforma che cammina, che dà da mangiare 2 volte al giorno. Quindi si ferma per 2 minuti, poi scende giù e quindi parte dal piano superiore e fino a che arriva giù giù poi non c'è niente. Chi sta ai livelli inferiori muore di fame in pratica. Poi ti cambiano di livello. Insomma, per far capire che la società, chi sta bene, chi ne è sazio, un credo di uno. Lo sapevamo, questo si sa, Eugenio, però purtroppo siamo tutti così. Oppure dicevano da noi dall'antica, quando papà andavamo avanti avanti, poi andiamo indietro indietro, poi andiamo avanti avanti, lo sai sta barzelletta, no? No, dimmi. Il padre portava la legna sempre, il fuoco bruciava e andavano dietro. È morto papà e legna non ce n'erano, andavano avanti che non c'era fuoco. Ascolta, La capito? come stai tu e la tua famiglia? Da noi è tutto a posto, noi lavoriamo normale in Germania, sono chiusi i parrucchieri, i ristoranti è solo per via, non per andare là a mangiare, per fabbriche nostre, però qua fino al 20 hanno chiuso pure le scuole, fino al 20, poi non si sa. Però la mortalità è molto più bassa, no? In Germania. Eugenio, io ti dico, qua vicino da me è morto un nonno e è morto il figlio, oggi l'ha detto il nipote, in 3 giorni. Non che gli dico che hanno la, però gli hanno fatto il test. Gliel'hanno fatto? Io dico di no. Ah, adesso ho capito. Quando da noi era già, no, da noi sono 4 settimane, no? Sì. I giornali qua, c'erano 3 paesi vicini, Vadorak, Dettingen, Metzingen, erano i giornali 2 fogli, ce l'hanno fatto il controllo. Quindi Oppure se tu hai visto la Cina, l'ha fatta vedere la Rai, non lo so se l'hai sentito, là sono 45.000 morti. sì, purtroppo a volte molti dei decessi sfuggono al conteggio perché dovrebbero fare le analisi anche a quello che muore per vedere se ha avuto questo virus. Se ha avuto o non l'ha avuto, capito? Io lavoro a turno e il telegiornale lo sento poco e niente perché io Asco oggi ma, ho quando finito alle lav 9 e mezza. ma quando lavorate indossate mascherina? Ca Io l'ho fatto da solo. la mascherina. Sì, l'ho fatto a mia cognata e diciamo ogni 4 ore lo cambio e poi lo lavo, no? Ce n'è uno. Come l'ha fatta? Dacci con stoffa, come. Con quella stoffa di seta, come cotone, la roba vecchia, la stoffa vecchia della famiglia, diciamo, no? E funziona, sono buono. Ho capito. Dimmi un po', ma tutti come sapendo che l'Italia, ma il nostro paesino lì è tutto Il deserto. nostro paesino ci colpiamo da sole, Eugenio. Ci colpiamo da solo perché la gente. L'ha detto pure Di Maio, pure che tu l'hai votato, io non l'ho votato. Mi sono pentito, mi sono Però, pentito, mi sono pentito. no, pentito no, no, non, guarda qua, Berlusconi, Salvini e la Meloni hanno tagliato la sanità, senza che palla. Salvini non c'era, c'era Bossi, c'era la Lega Nord, Eugenio. Tu lo sai che io sono comunista e i paesi comunisti stanno aiutando l'Italia. Quello è vero, quello è vero, quello è vero, Hai capito? però l'errore, sai qual è? L'errore, No, ascolta, è che. fammi finire che poi, Vai, vai. non lo so, uno per portare un cane a passeggio è uscito 8 volte, tu continuiamoci.
Dove? In Oppure andare Italia o... a Milano, a Milano. Oppure uno andare a fare la spesa, una volta vai tu, una volta va tua moglie, una volta va tuo figlio, una volta... Io della spesa lo faccio solo io in Germania, vado solo io. In Germania devono camminare due a due. A tre, se tu ci sono tre famiglie diverse, ti fanno la multa tutti e tre. Qui è la stessa cosa. Hai capito? Se poi, come tu, c'hai, diciamo, quattro figli e tu e tua moglie potete camminare, però se c'è un'altra famiglia strana non può camminare. Sì, Io, diciamo, c'ho mia moglie e due figli, io posso andare con loro, però se io vado io, mia moglie e uno strano, sì, e ascolta, uno strano. visto che tu ancora c'hai le freccette e i martellini dentro il sangue, allora è meglio il comunismo? Io penso di sì. Eugenio, io non posso parlare di apolitica, io te l'ho detto, ci dobbiamo incontrare una volta all'estate. No, io stanno nascendo, già l'ho deciso, già stanno nascendo. Però una volta scendi ad agosto, andiamo al monte io e Ma tu lo sai, te. A te solo ascolta, ma tu lo sai, c'è stata una e solo. persona che ho parlato in privato e mi ha detto. Forse la gente non l'ha capito, ma ha detto a me, ma tu sei il comunista più vero, perché io quando litigo sulle ingiustizie, quando uno non funziona, nel senso, vabbè che io vengo, diciamo, da un credo socialista. Il fatto è che, ritornando in politica, poi chiudiamo questa cosa veloce veloce, è che quando io ho votato 5 Stelle, se sapevo che Di Maio voleva il ministero, io non l'avrei votato. Tu sei stato bravo a fare la politica, ma poi in tutto questo movimento, chi è più bravo? Uno che parla l'inglese, lui fa, o uno che è più bravo? Allora metti questa persona, non che ti piazzi tu, capisci? Quello l'hanno fatto peggio degli altri partiti. Una volta arrivati là, sono tutti così affamati. Leggevo l'ultima volta, recentemente, Casalino, uno che è stato sul Grande Fratello, fa il portavoce e prende 200.000 euro. E dai, non si fa così. Ma chi lo ha letto? A Di Maio, tu quando ti sei fatto votare volevi essere ministro, io non ti avrei dato il voto. Capisci? E poi la colpa è sempre dei politici perché, mo torniamo, che tu, visto che vai sempre, ma tu lo sai che in Calabria la regione... Invece di dare i soldi agli ospedali, la regione d'estate da tutti i comuni questi soldi. Ma adesso vedi che c'è bisogno, che chiamiamo il complesso a farci curare. Ecco, vedi che l'hai detto tu, io non lo volevo toccare sto tasto perché poi a me a parlare con io mi hanno detto vattene. Tu a spendere, no, che, pure se sento, tu a spendere 100.000 euro, 70.000 euro, 50.000 euro in quelle feste lì, a me mi piange il cuore, io sono un emigrante, tu sei un emigrante, il popolo si deve divertire diversamente. Eh sì. Eh Io lo penso, poi non lo so sì, come ti ma devo dire, perché... quello per dirti che la Regione Calabria finanzia le feste estive quando poi Se lo so. quando un ospedale, quando la strada fa pietà, ma a me non mi interessa, lasciami senza un cantante perché io cammino sicuramente a Crotone, non mi interessa perché io vengo da Milano, Firenze, non c'ho bisogno di vedere uno che mi canta la piazza, non è che sto venendo dall'Africa, capisci? Lo so, Eugenio, io Ma lo so. quello. A me mi piace, a me mi piace a Pallaguri andare a vedere gli amici d'infanzia, i pallaguresi, non andare a vedere a Don Bacchi che c'ho 80 anni che va a canta. Che cazzo me ne frega di Don Bacchi? Ma capite? Che capite? Sì, purtroppo, vedi queste cose. Uno le ragione, mo diciamo, non è che a noi, sia a te sia a me, non è che ci guadagniamo qualcosa, non ci guadagniamo niente, però bisogna dire giusto è giusto, sbagliato è sbagliato. Come tutti i comuni, I comuni la sortono, non solo Pallaguio. Chi prende di più, chi prende di meno. Tanto io quando ero piccolo, se tu ti ricordi, quando facevamo la festa dell'unità, Guarda che non ti vedo, mettiti, noi inquadrati di meglio, ecco, bravo. sei dietro me, tu sei dietro di me. Allora, aspetta, aspetta. Mo ti vedo, mo. Ecco. Spostati un po' tu. Ecco. Di là c'è parte.
te devi andare. Ma ti vedo io, non ti preoccupare, no. Non mi vedi tu, io perché poi alla fine tu vedrai il video, io qua devo gestire. Ecco, stai così, stai così, non ti muovere, così ti vediamo un po'. Sì, beh, capito, diciamo, come Papalagorio, Melissa, tutti quei paesi lì, ti dico, diciamo, no, fanno troppo, e poi le strade fanno schifo. Quei canamaschi, non, se tu vai con la macchina nuova, la rovini. Ma capito? No, non poteva andare, quelli sono quei mezzi che i trattori che pulizzano cose. Mettevano quelli, niente. Tu ogni volta che senti ci sono buche, ci mettono la freccia e devi andare. Dove vai? Freccia là, dove vai? E ti dico pure di più, Movimento 5 Stelle, tu gli dai un reddito di cittadinanza, ma mettili a pulire le strade a queste persone, tu gli dai i soldi. Io sono contrario, però purtroppo non si può fare niente, cioè, è la vita che... Ascolta. Quindi non scendi quest'anno già? No, ho deciso che c'è sto, se prende di nuovo, che non è finita, e rimango risolto, cosa faccio? Cioè, io devo lavorare. O se resto, come ha detto Di Maio, chi ha pagato tanti anni le tasse qua, mi deve pagare la Germania, ma non che mi deve pagare l'Italia. D'accordo. Ascolta, mi mandare un messaggio. Là sono tutti sani, non c'è nessun contagiato in paese, stai tranquillo. Sì, lo so, l'ha scritto pure Umberto che quella era una farsa, però a Strongheli è morto già uno, non so se lo sai. No, ancora non mi sono informato. Aveva 52 anni, a Ceromarina sono morti tre nel Crotonese. Purtroppo... Io poi ti volevo dire, no, diciamo... Tu dici, doveva chiudere i cosi, sono stati i calabresi, o i napoletani, o i foggiani, i pugliesi, che sono andati sotto, loro devono stare sopra. E c'era il fuoco là, devono stare, non che portano il fuoco sotto. Uno, io intelligente non ci sono, genio, però uno si deve riflettere. Ma... tu vedi che metti il dito sulla piaga, ma ti sto dicendo che se avrebbero messo un contadino al governo italiano, un contadino, lui avrebbe detto chiudete lì, il problema è risolto. Lo so. Ma allora vuol dire che queste persone non hanno manco cultura di un contadino, perché scusa, se tu... Però io ti dico, però Conte lo sta dicendo per stare a casa, Loro non lo sentono, io non l'ho votato e non vota nessuno io, cioè. C'è un altro punto, Carmine, ma tu mi fai stare a casa, ma almeno mi devi garantire pure che io c'ho da mangiare. C'è gente che non c'ha da mangiare. No, la mangiare c'è, cioè, senza che parlano, pure in Germania. In Germania non troveremo la carta igienica, cioè. Tu ridi, diciamo, se no in Germania pure cammina tutto. Però carta igienica è stato un periodo, è stato crisi. Pensavano che il virus entrava da un'altra parte. Ma capite? Diciamo. Io ho avuto sempre la mia cantina è stata sempre piena. Benedica, pure fascino. Io faccio i salami qua, io ho 40 kg di salami, di salsicce, io problemi non ce n'ho. Cioè. Quindi la tua quarantena può andare avanti pure per qualche mese. Sì, io ho tanta cascia d'acqua, bottiglia d'acqua sotto, io problemi non ce l'ho. Bravo, e quello perché, però, venendo da una cultura contadina, è come le formiche, lavorano tutta l'estate per avere tutto il mangiare quando hanno bisogno. Io l'acqua, quando c'è che costa poco, ce n'ho metà, prendo le altre cose, quelle, le vecchie le metto davanti e le nuove le metto dietro, ed è sempre pieno. Bravo, quindi c'hai tutte le conserve, diciamo, a casa. Sì, io c'è una bottiglia di salsa, ce n'ho da muti, 100 bottiglie. E per vino? Vino ce n'ho un po', ce n'ho un paio, una quarantina di litri, ce n'ho 30 litri. Ma dal paese, quando tu ritorni con... cosa ti porti dal paese proprio, quando tu scendi per io la ferie? Io porto tutto, oregano, caffè, Simmental, tonno, io porto tutto, c'è il cambio che viaggia, cioè. Ma adesso viaggia pure? No, è bloccato, deve venire. Io compro pure il pane che lo fanno a legno là, a Melissa. Bravo, portato qua. E tu sei in Germania, dove, com'è
vicino a 40 km da Stoccarda, a Padorac. Padorac. Fa freddo lì. Ha fatto un po' di neve, però stanno no, mo l'ha fatto la neve. Natale devono cambiare con Pasqua. Natale lo fanno adesso e Pasqua lo fanno a Natale. D'accordo, Carminù, grazie. Un abbraccio che facciamo entrare altre persone prima che vanno a letto. Remir, stammi Sì, bene. rimi pure te e salutiamo tutti i compagni e tutti i paesani. I compagni. Ci sono. Attaccati di più io. Pure tutti i paesani, ho detto io, tutti i compagni e tutti i paesani. Hai Ma chi erano capito? quelli di tutti chi erano? La Democrazia Cristiana. Ricordi? Però il DDTio, se parliamo pure su stati compagni, che mo va bene, meglio che non parliamo, chiudiamo quasi, no, le cose. Ciao, Rimiro. Ciao, ciao, rimi pure te. Ciao. Abbiamo avuto una bella chiacchierata. Ciao. Ciao, Ciao. Rimiro. Ciao. Ed era Carmine proprio, Carmine Marra che si trova in Germania. Allora parlavamo un po' della situazione locale. Comunque, chiunque di voi, se vuole partecipare, lo scriva. Saluto a Marco, a Storino, a Filomena, a tutti quanti questi che passate. Ripeto, io devo salutare tutti quelli che poi ci vedranno su YouTube, che sarà. Ed eravamo in collegamento con la Germania. Avete visto la situazione com'è. Allora, chi dovrei chiamare? Chi dovrei chiamare? Ci siete tanti, moltissimi. Dipende dalla vostra disponibilità, però chiamiamo una persona che ti ripeto, prendi il telefonino, sto chiamando un'altra persona adesso. Ah, di nuovo, devi prendere il telefonino, se no qua abbiamo problemi di audio, cara. Allora, che questo ti fa l'eco? Così va bene? Così va bene, sì. Ottimo. Ho spento tutto, ho spento Ok, tutto. aspetta un attimo, vediamo se troviamo pure l'altro amico nostro, se è in diretta. Un attimino che ancora non ti ho... Non ti ho messo in diretta. Come stai? Hai Bene, bene. sentito un po'. Hai sentito un po'. Carmine Marra? Ho sentito un po' Carmine, sì, ho sentito. Ecco, Non tutto perché nel frattempo sistemavo qualcosa, però insomma, ho sentito. E lo saluto. allora un attimino. Antonio non c'è in linea. Antonio, Eugenio? no, non c'è in linea Antonio. Allora, un attimino, ti vedo. Mi vedi? Allora, un attimino, ecco qui, sì. Sei inquadrata molto bene. E abbiamo Caterina Spina che ci farà compagnia. Ecco, da questo momento sei pure tu visibile. Sì, Come ciao a tutti. stai? Ecco, si è aggiunto pure Sì, un'altra. Buonasera. pronto. Buonasera. Come Ah, va? abbiamo. Siamo fatti vecchi, guardiamo la TV. Guardate la TV. Come stai? Antonio Ferraro abbiamo. Io ho sbagliato, invece Antonio ha fattato su. Allora, ma tu dove stai? Tu dove stai? Stai in Australia ancora? Io sto in Australia. C'è Caterina che è in Lombardia e io sono a Ma Melbourne. lì ci sta il coronavirus? E ci sta, ci sta. L'hanno portato. Questo è un virus che viaggia in aereo. Sì, è una grande fregatura qui. Qui siamo tutti chiusi in casa. Ma dove sei tu? Dove sei tu? Siamo tutti chiusi in casa. Sì, ma dove sei? In paese? Beh, io adesso mi trovo ad Andria, vicino Barletta. Ah, in Puglia. Esatto. E lì c'ho una tabaccheria che do una mano a mio figlio. Ho capito. E com'è la situazione in Puglia? Ma è complicata,
come in tutte le parti, diciamo, no? Cosa vuoi? C'è un po' di crisi. Ma non ho capito, perché lo Stato tiene aperte le tabaccherie? Ma forse perché è come se fosse una prima necessità, sai? Non credo, il tabacco non è una prima necessità. Ma se la gente preferisce avere le sigarette e non un pezzo di pane, ecco perché è importante. Tu sei d'accordo, Caterina? Eugenio, io ti sento molto basso. Sei d'accordo tu su quello che dice Antonio? Io penso che forse probabilmente tiene aperte le tabaccherie per evitare il panico totale, perché comunque diventa anche quello è impossibile vero. Gestire poi un fumatore che è in crisi d'astinenza, penso. Brava, sì, è giusto. Ma poi comunque così. C'è anche una questione economica, ritengo. Invece in Australia... Ma io c'ho 35 anni di esperienza e la gente lo so come è fatta. Quando non ha le sigarette incomincia dai numeri. Sì, allora c'è un motivo, ecco perché. Però per esempio siccome noi giochiamo, ci sono dei giochi, il 10 e l'8, il lotto, il super enalotto. Ci sono le slot machine, che sarebbero delle macchine dove mettono i soldi dentro, no? E hanno paura, diciamo, quindi li tengono spenti questi giochi, non sono in funzione. Ho capito. Intanto per evitare il trattenimento, mentre la sigaretta vengono, comprano e se ne vanno con le mascherine. Ma quanto è il costo di un pacchetto di sigarette minimo? Beh, veramente non ti ho sentito bene, puoi ripetere, grazie. Quanto costa un pacchetto di sigarette minimo? Ah, beh, sono le Marlboro, sono quelle che costano di più, 6 euro. Sì. In Australia le sigarette, qualsiasi pacchetto, costa 3 volte dell'Italia. Però non sarebbe male fare le tariffe in Italia. Così almeno qualcuno smette. Vabbè, io per esempio non sono un fumatore. Non fumo, non mi piace, perché io ho giocato, sono stato 20 anni in Germania e giocavo al pallone e quindi non mi piaceva fumare, non ho mai fumato. Dipende, si vede che la sigaretta smorza lo stress, diciamo, che la vita quotidiana ci costringe, purtroppo è così. L'Italia è un paese che si vive di conoscenze, di saper fare, mentre in Australia la vita forse probabilmente si guadagna molto di più e un pacchetto di sigarette costa molto di più. No, fammi correggere. Costa molto di più, costa 3-4 volte di più, perché vogliono che la gente non fuma, hanno caricato tasse in più. Ma qui in Italia un mensile base per una persona che lavora si gira intorno, diciamo, ai 1.500 euro. Sì, sì, sì. In Australia guadagna una persona normale, no? Allora, Antonio... Fammi chiarire questa cosa. Le sigarette le hanno aumentate di proposito, non perché dipende dallo stipendio, le hanno aumentate di proposito per farli scoraggiare a comprare le sigarette. Cioè, tu quando compri un pacchetto di sigarette, paghi le tasse in più, ci caricano 3-4 volte quel prezzo. Invece in Italia... Scusami, in Italia è una contraddizione, perché le sigarette... E qua le sigarette le vendono tutti, i caffè... Sì, ma in tutto il mondo le sigarette, per esempio in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Svizzera o in America, costano molto di più rispetto in Italia. Anzi, noi siamo uno dei paesi, togliendo la Bulgaria, la Romania, la Cecoslovacchia, la Russia,
che sono dei tabacchi scarsi, allora le sigarette costano di meno, mentre qui in Europa, diciamo, costa molto di più. È vero, incoraggiano per farli smettere di fumare, però l'uomo non ce la fa. Eh no, ce la fa, ti devo dire che se tu un pacchetto, no, non ce la fa. Se un pacchetto di sigarette in Italia tu lo fai costare 20-30 euro, pochissime persone potranno fumare. Sì, ma forse, guarda, se costavano 30 euro sicuramente la gente fumava di meno. E qui, è un buon deterrente. Eh sì, perché tu paghi le tasse direttamente, quando quei soldi che paghi in più vanno come direttamente allo Stato come tasse, invece in Italia lo Stato ti vende il veleno, che è un veleno, le sigarette, e poi dopo, che dovrebbe essere il contrario, e poi dopo come fa a curarti? Sì, ma lo Stato in Italia siamo troppo furbi, siamo furbi e fessi, diciamo, nel senso che facciamo i mafiosi, i soldi che gli italiani pagano non si sa dove vanno a finire. Cioè non bastano mai i soldi in Italia allo Stato, perché sono ladri, mafiosi, capito? Mentre diciamo negli altri paesi i soldi vengono distribuiti in equità, diciamo, no? Per la sanità, per le strade, per la salute, per tante cose. Qui insomma io come cittadino italiano posso dire che in tutta la mia vita, cioè 70 anni, non sono soddisfatto di come il randazzo della vita, purtroppo è così. Saluto chi ci segue in messaggistica, Michele Iovine, Antonio Affattato, ha detto che non c'ha linea. Comunque è un po' controsenso, perché lo Stato si deve preoccupare della salute, non di vendere un prodotto che va contro la salute. Qui addirittura Antonio Ferraro hanno chiuso degli spazi aperti, tipo giardini e delle vie, bello, che tu non puoi fumare. Sì. E questo è molto bello, proprio. Ma qui in Europa questa cosa qua, perché l'uomo non si sa gestire da solo. L'uomo ha bisogno di essere calpestato, perché l'uomo distrugge, non è che costruisce. Cioè questi tempi che vanno avanti così, non abbiamo un futuro. Caterina, tu cosa, futuro cosa nel pensi? Nel senso che le cose Dio le ha create, l'uomo cerca l'evoluzione, ma la verità qual è? Che il mondo Dio l'ha creato così bello che l'uomo è incapace di gestire se stesso proprio. Va bene. E quindi Antonio, totalmente d'accordo, siamo d'accordo, in sintonia con quello che dici. D'accordo, perché noi ci facciamo male come questo virus che è uscito. Tu, Caterina, qual è la tua opinione? Non lo so questo da dove ne viene, chi ne parla che viene dalla Cina. Comunque, se queste cose sono avvenute, qualche cosa è successo che qui ancora non si sa. Non ti spiegano da dove, qual è il colpevole vero e proprio. Sì. In passato abbiamo avuto il vaiolo, abbiamo avuto la spagnola, noi non c'eravamo nemmeno a quei tempi. Però ho sentito dire dai genitori che quando c'era a Milano la peste, ci sono state grandi malattie, però questa qua nessuno se l'aspettava. Abbiamo, fammi presentare Antonio, abbiamo sulla sinistra Caterina, al centro Caterina Spina, abbiamo Antonio Ferrario che è in Puglia, io sono da Melbourne. Caterina, tu cosa ne pensi in merito di questo fatto che i tabaccai sono aperti? Ma io penso che sia, la questione sia innanzitutto che si tratta di un monopolio di Stato, poi insomma credo sia anche il fatto di
eventualmente salvaguardare un'emergenza diversa, che potrebbe essere quella che, insomma, un fumatore, come dicevo prima, che non fuma, può diventare un problema da gestire. Ma tu sei Caterina Spina? Chiedo scusa, sì, tu sei Caterina Spina? Sì. No. La Io sento un po' molto basso Eugenio, invece a lei la sento molto bene. Mi dica. Ma tu stai a Paragurio? Io sono in Lombardia. Sono in Lombardia? Sì. Ma sei Caterina Spina? Sì, in carne d'osta. Okay. Ma figlia di Ciccio il muratore? La figlia di Ciccio, sì, la figlia di Ciccio. Ah, ok. Beh, io lo conosco bene, suo padre, che abbiamo abitato anche vicino. Sì, sì. Da ragazzo, non da ragazzo. Quindi un abitante della piazza, un altro abitante della piazza. Sì, purtroppo adesso tuo padre va e viene nel paese con la macchina. Adesso sì, diciamo che un po' di meno, però. Sì, sì, sì. Però il tempo, voglio dire, che è volato, cioè, non me ne sono neanche accorto. Adesso devo dire. Io sono 15 anni che è morto mia moglie, no? Ah. E quindi, sono 15 anni che è morto mia moglie. E purtroppo mi trovo adesso, dopo aver lavorato, diciamo, non me ne sono neanche accorto, ho solo lavorato. E adesso mi trovo, diciamo, con una figlia che sta a Roma, sposata, laureata, sposata con un ingegnere, e c'ho mio figlio qui che gli ho dato la tabaccheria per andare avanti, perché lui, il suo mestiere era orafo, no? Che fa anelli, oggettista, però sì. Siccome la crisi è stata così, quindi ha dovuto scegliere la cosa peggiore, è il tabaccaio. La cosa peggiore? Perché dice la cosa peggiore? La cosa peggiore perché non gli piace, lui gli piace la creatività. Lui ha studiato a Vicenza per 12 anni. Quindi non lo fa con piacere il tabaccaio, suo figlio? No, non lo fa con piacere. Mannaggia. Perché lui quando stava a Vicenza lui lavorava a livello industriale, faceva della microfusione e finiva gli oggetti. Ha provato qui in Puglia, però non poteva lavorare per un orefice, l'altro orefice, per farne due pezzi, tre pezzi. Lui era per la grande produzione, no? Perché li faceva dalla microfusione a finire queste cose. E purtroppo non ha funzionato questo sistema. E quindi ha dovuto arrangiarsi in questa maniera. Quindi un altro pallagorese, perché comunque pallagorese, che riprende la tradizione orafa pallagorese, perché noi abbiamo una tradizione come Arbresh, insomma, molto importante. Quindi forse ce l'ha nel sangue questa cosa, vero? Sì, ma mio figlio, lui le crea proprio, dalla fondazione, dalla microfusione a finire. Non è facile. Ma ancora continua quindi a fare qualcosa? Continua a fare qualcosa? O abbandonato? Sì, ma adesso non sta facendo niente perché non ha il tempo. Io sotto casa mia c'ho un laboratorio proprio di questi macchinari che è spenta, diciamo. Peccato. Però io l'ho visto com'è la creatività, veramente è bella proprio. Solo che ci vuole molta pazienza, però è bella. E gliela posso fare una domanda? Ma lei come papà, come si sente rispetto al fatto che suo figlio ha abbandonato la sua passione per seguire quello che lei aveva creato, cioè la tabaccheria? Per me è stata una grande delusione. Ma non per colpa del mio figlio, perché gli ambienti non ti hanno aiutato. Cioè, avere un mestiere come lo sapeva lui non è da tutto, perché non è che l'ha imparato in un giorno. Lui è andato a scuola, è andato a Corato a scuola, ha fatto l'istituto d'arte. Non so se si ricorda di un certo professore Piccarreta, se lo ricordo. È stato un mio insegnante, no, Antonio. Lui ha insegnato negli anni 70 a Palagorio, un certo Piccarret, professore Barese. E lì a Corato non è che abbia imparato molto, ha fatto soltanto l'istituto d'arte e dopo se n'è andato a Vicenza.
i primi anni mi è costato bei soldi per mantenerlo, dopodiché si è mantenuto da solo, però i primi anni è stato così. Insomma, cioè, è un bel mestiere, diciamo, che ti dà soddisfazione, però qui non ha funzionato. Antonio, e questo è stata una grande delusione per me. Antonio, sì. Ma secondo te quando finirà questa quarantena? Ma loro dicono che verso ci vorranno altri 15 giorni, però non lo so veramente. Io spero che non vada per le lunghe, perché sai cosa succede? Subentra proprio la crisi profonda, perché non tutti hanno, diciamo, la capacità, diciamo, che hanno gestito il denaro. C'è anche gente di basso livello che, nonostante tutto, che prendono dei soldi dallo Stato, 600-700 euro, però loro dicono che non sono sufficienti. Ma lo Stato non è che può prendere i soldi e darli così. Lo Stato i soldi non li stampa. Insomma, è così. Io sono in pensione, prendo quasi 2.000 euro al mese di pensione, perché ho lavorato in Germania, ho lavorato in tabaccheria, e quindi ringrazio a Dio prendo una buona pensione. Però c'è gente che non se la passa bene, ecco, con questo qua, perché viveva la giornata. Qui questo paese è un paese agricolo e semi-industriale, così, diciamo. E loro si mantengono sulle attività di agricoltura. Puoi ripetere il paese? Però è ricca, nel senso che puoi ripetere, ci sono, diciamo, il nome del tuo paese? Ci sono degli ortaggi, ci sono le olive, ci sono mandorle, ci sono i pomodori, c'è un po' di tutto. Come si chiama il paese? Antonio, sì. Il paese puoi ripeterlo per chi si è sintonizzato adesso? Il paese della Puglia, dove ti trovi? Il paese si chiama Andria. Andria. Quanti abitanti fa Andria? È grandissimo, fa 100.000 abitanti. Allora è una città, perché chiami paese? Vabbè, paese per modo di dire. E si può dire, come paese si può dire anche così, per un modo di dire, anche il paese in Australia, no? Quello è inteso come nazione, ma dico paese... È un continente, però a volte dice il paese, per modo di dire. Sì. Però è una città, insomma, è una bella città. Si può riconoscere, per esempio, Andria, dal famoso Castel del Monte. Non so se l'hai visto anche sulle monete, sulle piccole monete. E da quanto tempo vivi là, ad Andria? Com'è? Da quanto tempo vivi? Da quanto tempo è che sei ad Andria? Ah, beh, io sono rientrato dalla Germania, perché sono emigrato nel 1965. E sono rimasto in Germania il 1982, sono rientrato in Italia. Ma veramente la mia vita è stata una vita da zingaro, nel senso che sono andato prima a Brescia, dove sono gli altri due miei fratelli. Come si chiamano? E ho tentato lì, ma anche lì non mi è andato bene. Allora, poi ho vissuto un anno a Palagorio con la famiglia, e mi avevano promesso un posto da vigile, ma ti parlo da 30 anni fa e più, no? Ma siccome che lì poi a Palagorio dovevi andare a fare il sciacquino, a pregare sempre a questo, a Ceraudo, il sindaco, ex sindaco, mi ricordo, allora ho capito che non faceva per me quel sistema, e me ne sono venuto in punto. Ecco perché. E qui poi ho comprato, con dei soldi, allora a suo tempo, ho pagato nel 1982 130 milioni la tabaccheria,
perché a quei tempi potevo comprare due appartamenti. Ecco, insomma, la vita l'ho vissuto da zingaro, nel senso che è stato sempre un lavoro continuo. E dove abiti? Poi la vita ti fa dei bei regali che sono rimasto solo, nel senso, solo ringrazio a Dio che so fare un po' di tutto, riesco a cucinare, c'ho una donna che viene a fare le pulizie in casa due volte alla settimana, mi lava, mi stira, insomma, e grazie alla pensione che prendo, voglio dire, mi posso permettere questo. Ma dove abitavi in paese? Qual è la tua abitazione? Io abito neanche a 50 metri, sempre ad Ambria, no? No, dove? A Palagorio? Sì. E a Palagorio abitavo, non so se si ricorda, Proto, alle spalle di Proto, Raffaele Proto, alle spalle lì, dove abitava il padre di Caterina, non so se Salamone. In piazza, dietro il comune. Pietre, sì, sì. Ho capito. Vabbè, ma purtroppo anche i genitori in genere hanno lavorato, se ne sono andati, come del resto anche tuo padre, che è stata una bravissima persona. Io quando lui, ma ti parlo di 10-15 anni fa, quando era a conoscenza delle cose, ne parlavamo. Tu, a mia cognata Maria Spadafora, la conosci? Sì. E lei abita vicino a tua madre? Sì. E lui, mio fratello, vive a Crotone. Hai capito che, Caterina? Sì. Ecco. Sì. Tu sei il più grande dei fratelli, allora? Sì. Sei il più grande. Insomma... Tu, Caterina, chiedo scusa, ma tu non ti ho visto a Palagorio. No? No. Sì, non ci sono a Palagorio, sono, te l'ho detto, in Lo so che stai in Lombardia. Però rispetto agli altri emigranti, come del resto Eugenio arriva dall'Australia, e io che tutti gli anni vado a Palagorio, vado al mare, Cero Marina, mi piace. D'inverno non ci vado perché fa molto freddo, la casa è abbandonata, quindi per evitare di prendere, diciamo, polmonite, non so, perché poi alla fine, quando le case non sono ben sistemate, perché, diciamo, quando i genitori muoiono, le case vengono abbandonate. Sì, forse non. Però, mi hai visto perché esco poco, forse questo è il motivo. Ma tu c'hai un'altra sorella, però, o no? No, io ho tre fratelli. Tre fratelli, ma tu sei... Allora tu sei, scusami se ti do del tu, sei per caso la fidanzata di quello spellato che adesso non mi ricordo, aspetta, che è di Acqua Formosa, no? Non so. Di Cosenza. Di Cosenza, ecco, sì. Sì, adesso mi ricordo che una volta mandò un messaggio il tuo ragazzo, non so, sei sposata o no? No. Non, e chi aspetti ancora? Penso che è passato il tempo, maturi. ormai è passato il tempo, mettiamola così. Ah, è passato il tempo. Ma vedo, vedo Antonio che è più informato. Antonio. Sì, dimmi. Ma tu hai sbagliato, dovevi fare l'ispettore di polizia. Hai capito, Eugenio? Hai capito? Sì. No. Lungi da me questa domanda che io ho fatto, perché se non sbaglio, non so come si chiama di cognome, perché Caparelli, si chiama Caparelli? Sì. Allora, questo signor Caparelli, io in Germania avevo una famiglia che si chiamava Caparelli. Allora io ho chiesto a lui se
c'erano delle radici con questa famiglia. Allora lui mi ha spiegato che non era così, ma è finito lì. Non è che io ho fatto il commissario per interesse. A me queste cose non mi interessano, diciamo, infiltrare nelle faccende altrui. No, stiamo... da me questo. No. Questa è una cosa che odio. Comunque, Antonio, sì. a che ora vai a dormire in questo periodo di quarantena? Ma io, per esempio, ieri è stata domenica, sono stata tutta la giornata in casa. Ed è molto... poi mi metto a leggere un po', però mi stanco subito. Ho capito. Ultimamente sto leggendo il libro di Francesco Ceraudo, non so se lo ricorda. Sì. Che lui ha scritto un libro, e siccome noi siamo amici che abbiamo giocato al pallone insieme, e lui ha scritto questo libro sulle carceri, perché lui era il direttore generale dei carceri d'Italia a tempo che fu, diciamo. E quindi poi ha scritto questo libro, ma è molto bello, diciamo. Uomini come bestie, diciamo, no? Il titolo. Perché lui andava ispezionando questi carceri, vedeva che il carcere è una brutta cosa, insomma. Perché la parola carcere è già fa paura. Però se la vivi direttamente, io non l'ho mai visto, ma sicuramente lui ha visto, diciamo, essendo stato dentro, e delle cose, perché i carceri non sono tutti uguali. Sì. Allora, uomini come bestie, è proprio così. Sì. L'hai letto, Caterina? Io sì, non l'ho letto, però ero alla presentazione del libro e, insomma, ho letto dei brevi brani, non l'ho letto tutto, perché non l'ho trovato. Ed è molto interessante, perché parla della condizione dei carcerati dal punto di vista proprio del problema. Io quella sera, quando è stato presentato il libro, ho rifiutato di andarci, perché era da tempo che non mi vedevo con lui e mi ha messo in imbarazzo e non ci sono andato. Poi gli ho telefonato, mi sono congratulato con lui, perché lui vive a Pisa. Sicuramente mostra un aspetto che non è conosciuto, non è noto, se non così, insomma, lui lo mostra in una bella maniera, insomma. Sì, e vabbè, così. Purtroppo a Palagorio c'è un sistema, nel senso che nessuna cosa gli va bene, c'hanno sempre da ridire, pure con tutti i miei difetti e i non difetti, i difetti degli altri. Palagorio ci siamo nati e ci è rimasto nel cuore, per esempio, no? C'è a volte d'estate, quando io scendo e vado in ferie, mi rifugio in quella cosa, diciamo, no? Però la mattina vado, faccio la corsa, arrivo fino a Perticaro, non tutte le mattine, durante la settimana lo faccio 2-3 volte. Insomma, nel paese si sta bene per un certo periodo. Antonio! L'amicizia, l'infanzia fa parte di noi stessi, non è che lo possiamo dimenticare. Con tutti i suoi difetti, io mi ricordo da piccolo che camminavo con i pantaloni rotti sulle ginocchia, sul sedere. Oggi invece vanno con i pantaloni rotti di moda, e quindi è cambiato la vita. Prima, quando avevo bisogno di un pantalone, non era a cavolo di averlo, non ne avevo. Altri tempi? Sì, altri tempi. Quando incominciavo a essere più ragazzo, dai 15 anni, e la società ancora a quei tempi era cruda, dovevi avere un buon partito per andare vicino a una ragazza e comprometterti, vuol dire la parola, diciamo, ma che ti volevi fidanzare, no? Ma dovevi guardare bene ascolta, che partito è. Ascolta, tu prima... Invece adesso è cambiato tutto, anche la schifezza, un drogato gli sta bene, i figli, è cambiato tutto, insomma. Ascolta, ma tu... Almeno, tu... Per quando mi riguarda, a me personalmente è così, perché io ho avuto un'infanzia non molto felice, però non rinego niente. Amo anche quel pezzo di storia. Io la amo. Ascolta, tu
prima chiedevi a Caterina, adesso io ti chiedo a te, ma chi erano le tue fidanzate a quell'epoca? Ah, bravo Eugenio. Sì, vabbè, ma forse da piccoli ti innamori anche così spontaneamente, Ma chi senza un erano? Chi perché. No, erano le ti fidanzate del tuo salutavi paese? delle ragazze, per esempio, mi ricordo benissimo, a quei tempi mi piaceva Maria Scafò, non so te. Che si è Sì. sposato uno di San Nicola. Sì. Ma è stata una cosa così. Maria Spadafora, chi è? No, Cosa ha detto? la signora Maria Sp Scafò, se la ricordo. Ah, Maria Scafò, sì, Maria perché si è Scafò. sposato quello di San Nicola, perché lui portava il camion Ferrero e sembrava un industriale, quindi lui era meglio di me. Prima. Vabbè, ma mi sta bene così, perché io ho sposato una donna che quando l'ho portata a Palagorio la guardavano tutti, che era una donna, non che ognuno si vanta della sua propria moglie, ma non è così. Non hai avuto la possibilità di vederla, ma mia moglie è stata veramente, era intelligente ed era bellissima, una donna, diciamo, straordinaria. E tuttora devo dire che la piango, io l'avrei risposata anche 10 volte. Purtroppo mi è venuto a Bello, mancare proprio. Che bello, bello, devo dire? bello. E comunque vivere da soli da vedovo è brutto, sarà brutto. Dagli Abruzzo? Vivere Sì. da soli da vedovo non è piacevole. Ma io diciamo, non è che adesso non posso, cioè, cosa ti devo dire? Io non voglio fare il pagliaccio, nel senso che donne dopo ne ho avute così, ma non le ho mai amate, diciamo, nel senso, io ho voluto bene le persone. Il mio grande amore, il signore, il diavolo, me l'ha portato via, e quello è stato il mio grande amore. Gli altri sono state solo, per così dire, per natura, volere, solo delle compagnie. Però purtroppo ho deciso di non amare mai più nessuno, neanche come persona in casa che mi avrebbe fatto comodo. Ma io se devo stare con una persona, devo parlare, non mi deve soltanto cucinare. Devo parlare, devo capire, devo avere a che fare con una persona che non mi deve dar fastidio. E quindi può darsi che tu prendi una donna e dopo ti rompe le scatole. Ma potrei anche io rompere le scatole, perché la donna va rispettata perché è superiore all'uomo come personalità, nel senso che la donna ti deve fare, ti deve cucinare, ti deve pulire, ma tu a fianco devi avere una persona che quando parli ti devi sentire bene. La donna non è un oggetto di uso, è una persona che va rispettata. E mentre molti uomini qui al sud fanno tutto al contrario, pensano che la donna è un oggetto da usare, non è così. Bravo Antonio, con questa tua nota ci Sì. lasciamo, io ti mando un abbraccio ad Andrea, finalmente ti abbiamo conosciuto. Mi è fatto piacere, veramente. È stata una sorpresa anche Caterina. Caterina l'ho Ciao visto Antonio. più di una volta, ti ho visto in una fotografia e mi sembra che una volta ti ho detto sembri Cleopatra, no? O no? Sì, è vero, è vero, è vero. Vabbè, sei una bella donna, Caterina. Grazie, grazie. Vedi? Eugenio, mantieniti forte. Un abbraccio. Quest'estate vieni a Palagorio. Dipende da tante cose, dipende prima di tutto dal Ah. virus. Beh, se non finisce il coronavirus non possiamo manco andare a Palagorio, questa è la fregatura. Esatto. Un abbraccio, Antonio. Allora un abbraccio a tutti. Ciao Caterina, stammi bene. Ciao. Ciao, Grazie Ok, per averci ciao, fatto ciao Antonio, compagnia, ciao, grazie. ciao, ciao, ciao. Ciao. Ed era Antonio da Andria che ci ha fatto compagnia. Ciao. Ciao, ciao Antonio.
Allora, mentre Antonio ci lascia, che è appunto, io devo spiegarvi un attimino, Caterina, che un attimino, adesso è caduta tutta la linea. Sì, ho staccato Antonio, ho staccato pure Caterina. Allora, un attimo, fammi riprendere un po', perché ci salutiamo pure con Caterina. Eugenio. Scusami, ho staccato Antonio, ho staccato pure te. Allora, Aspetta un attimo che ti giro perché si gira da solo. Ok. Abbiamo conosciuto questo personaggio. Io Una lo. bella persona, direi, dai, sì. E io neanche. Lui, non ho voluto interromperlo, però gli volevo chiedere perché lui chiama a Leopoldo News. Non, stavo per interrompere, ma lui è stato così. Sentirlo, perché sentire questi personaggi è come dire, è come avere la storia letta del paese. Perché io l'ho visto ad Antonio, diciamo quasi un anno fa, durante il periodo della Madonna del Carmine, e lui era insieme a quell'insegnante che ha detto Piccarretta, di cui è stato il mio insegnante di disegno Sì. negli anni 70-73. Tanta. Sì. Allora, Cleopatra, come stai? Hai capito? Hai visto, un bel complimento, eh? beh, non ti dico, me ne sto ricevendo tanti in questa trasmissione. Se uno vuole stare bene, deve sintonizzarsi. Va bene, va bene. No, tutto bene, Eugenio, tutto bene, insomma. Antonio affattato, non posso portarlo in linea perché mi dice che non c'ha linea. Oh, non ha linea. Ah, peccato, peccato. Mi avrebbe fatto piacere rivederlo. Ha scritto un messaggio prima, ha detto che non c'è linea. Beh. Comunque, lo salutiamo. Allora, Sì, ciao Antonio. sì, perché io non conoscevo proprio Antonio Ferraro, e quando ho rivisto il professore che era insieme ai suoi fratelli di Antonio, là c'era Carmine. Allora, il marito di Maria Spadafora insieme a lui. Maria. Sì. E poi eravamo proprio lì durante la rifa all'edificio Di scolastico. fronte a casa tua. Sì, io stavo facendo la diretta live per il risultato, e poi dopo abbiamo avuto qualche parola con questo Antonio, ma io non lo conoscevo, perché molte persone le conosci di vista, ma non Sì, di. non ci hai mai parlato, magari. No, sì, infatti. Adesso abbiamo. Proprio. Sapevo che era in Puglia, mi ha raccontato che aveva stata Baccheria, però in questa meravigliosa Andria, in Puglia. Siamo sparsi dappertutto, incredibile. Mamma mia, sì, è vero, è vero, è vero. Tu Siamo dappertutto. come va la tua quarantena lì in Lombardia? La mia quarantena in Lombardia è in isolamento totale. Io sono da 4 giorni che non accendo neanche la TV perché non se ne può più. Giusto i dati per verificare se sono saliti, scesi, insomma, è quello che è. Preferisco un attimino staccare perché inizia a diventare pesante, soprattutto pensando che ci sarà un altro mese in queste condizioni. Poi comunque il lavoro incalza perché c'è tanto da fare, stiamo sperimentando forme di didattica, insomma, giorno per giorno ce n'è sempre una, tra riunioni, anche formazione dei docenti online, perché ci sono delle cose da migliorare e quindi sono quasi tutto il giorno impegnata. La sera arrivo molto stanca, insomma, non è semplice. Sperando che passi presto, Eugenio, perché veramente non se ne può più. Sì, anche Cioè, perché adesso. è da ammirare, tu da sola,
resistere perché non c'è un nucleo familiare lassù, sei da sola? No, io sono completamente sola in questo B&B, c'è la signora che abita lì di fronte dove io sto, abita con la sua famiglia, però non ci vediamo tranne per il cambio della biancheria ogni tanto, insomma, giusto mi dà la biancheria, io insomma faccio il mio cambio. Adesso oggi ho avuto notizie che molto probabilmente sarà, perché qui il comune ha chiesto la disponibilità dei B&B e delle strutture turistiche per ospitare medici e infermieri che provengono da tutto il mondo praticamente, per dare una mano per questa pandemia. E quindi qui ci saranno i medici e gli infermieri venuti per dare una mano all'Italia o alla Lombardia comunque. La signora ha dato disponibilità, quindi insomma saremo... Sì, perché in questa tragedia tutti questi appartamenti, tutte queste strutture, B&B, hotel, adesso sono tutti chiusi. Qui sono state cancellate le prenotazioni fino a giugno. Quindi insomma non c'è più nessuno, cioè non verrà nessuno, ma si prevede che questa cosa continui anche dopo, perché comunque non ci sono prenotazioni, di solito in questo periodo insomma già le prenotazioni per l'estate, invece tutto fermo, quindi insomma, a meno che non ci sarà il boom dopo delle richieste, ma la vedo dura, che anche perché io sono convinta di una cosa, finirà tutto questo, magari diranno anche sì, iniziato ad uscire, ma non sarà usciamo, ci abbracciamo, ci baciamo e andiamo fuori a festeggiare, sarà che continueremo ad avere paura del contatto, quindi sì, la gente non... Anche perché finché non arriverà il vaccino, sto virus sarà sempre in giro. Qui addirittura in Australia il primo ministro Scott Morris ha fatto anche un discorso in televisione per le ultime restrizioni, also a iniettare tanti miliardi di dollari sull'economia australiana, di cui non si ferma ma continuerà, e proprio ci ha detto chiaro e tondo, state carissimi concittadini australiani, per 6 mesi, quindi i prossimi 6 mesi sappiamo, invece in Italia danno soltanto, non so, 15 giorni, è meglio parlare chiaro perché non si esce così. Ma poi no, non si capisce il motivo, cioè il motivo molto probabilmente sarà, come dice qualcuno, vabbè, si evita di creare eccessivi allarmismi, si evita di, o ci fanno abituare piano piano, cioè secondo me non sono, come dicevi tu prima, proprio non ci sono, cioè con tutto quello che magari gestire un'emergenza del genere non di tutti i giorni, quindi nessuno può essere preparato, però c'è anche i numerosi errori che ci sono stati, io l'ho detto dall'inizio, avrebbero dovuto chiudere, come giustamente hai detto anche tu prima, tutto dall'inizio, cioè nessuno, non è che io mi posso spostare nel territorio, nella zona di residenza o nel mio domicilio, nella mia abitazione, io devo rimanere dove sono in questo momento. L'8 di marzo, quando è uscito il primo decreto, dovevano chiudere tutto quanto e lasciare ognuno dove si trovava, solo in questo modo si sarebbe potuto fare qualcosa e dare degli aiuti finalizzati al sostentamento delle persone in quel momento. Se tu hai bisogno di un affitto, hai bisogno perché magari la tua azienda chiude, perché sei costretto a chiudere perché ti trovi in Lombardia, io Stato ti aiuto, avrebbero potuto aiutare tutti quelli che potevano avere bisogno, non lo so, cibo, qualunque cosa, però isolare le persone, questo non è stato fatto. Non è stato fatto ed è successo tutto questo patatrac. Adesso che mi dicono devi stare nel luogo tuo dove sei, che non ti puoi muovere, me lo vengono a dire dopo un mese, ma cosa me ne faccio? Cioè, questo è il punto. Io aggiungo pure un asso, perché mentre ci si doveva preoccupare di agire subito, il ministro Di Maio si preoccupava a portare quei pochi connazionali dalla Cina e tutti applaudirlo perché li portava la cecchignola, invece di preoccuparsi, di pensare a sta valanga che ci è caduta addosso. Comunque... Io in quel periodo guardavo i primi fine di inizi di febbraio, insomma, guardavo a Wuhan pensando... Poveracci, cioè poi mi ci sono trovata io a Wuhan, Lombardia, perché quello è il punto, cioè, hai capito? E allora dici, vabbè, ma qui dove siamo? Anche perché
come gli altri stati hanno imparato o dicono di aver imparato da noi, o cioè, non lo so, dice che l'Italia ormai è questo modello Italia, però noi potevamo imparare un po' ed essere prevedibili rispetto a quello che era successo in Cina, invece questo non è successo, quindi insomma. Sì, e poi adesso entriamo pure in merito un po' alla situazione politica, perché poi in questo momento di aiuto e di sconforto per l'Italia, tutti gli altri stati europei stavano pure tutti lì a guardare. Non è che hanno cercato di, beh, l'Italia è contaminata, mandiamo respiratori, cerchiamo di contenerlo soltanto in Italia. No, ognuno, la Francia, la Spagna, ognuno cercava di dileguarsi, finché poi adesso sappiamo che tutti quanti ne soffrono di questo problema. Purtroppo, chi diceva? E la Germania aveva sequestrato il camion delle mascherine, un carico di mascherine che era diretto in Italia, l'avevano bloccato in Germania, non l'hanno fatto passare. Cioè, sono successe delle cose assurde che uno dice, vabbè, ma di che cosa faccio parte? Di Europa? Ma stiamo scherzando? Ascoltami, Caterina, devo, perché sulla messaggistica, sulla schermata c'è Michele Iovine, che continua pure Domenico. E purtroppo portarvi tutti in video, ma vi stiamo seguendo e tutti leggono. Poi devo ricordare che saremo visibili su YouTube, questa trasmissione sarà caricata su YouTube e quindi non c'è la messaggistica. Ma ripeto, gli errori si commettono, forse pure adesso, a distanza di un mese, si commettono, ma bisogna, come dire, io dico sempre, faccio un piccolo paragone, un esempio, forse Michele Iovine, che lui è diciamo, nelle navi, perché lui mi pare che sia un comandante, Michele Iovine. Ecco, le navi, gli aerei, anche, c'è sempre uno solo che comanda, un aereo, c'è un comandante, che lui stabilisce, c'è l'aiuto pilota, così. Purtroppo uno quando sarà lì dipendiamo, pure in una nave, dipende da quello che decide lui. Allora, come la nave Schettino quando è andata vicino lì, voglio dire, se non abbiamo un buon comandante che trascina fuori sta nave Italia, siamo messi male. Siamo messi male perché tutti quanti possiamo soltanto parlare. Adesso la gente, mi dispiace che ha pure difficoltà, la difficoltà adesso pure a stare chiusa, perché facciamo pure un esempio pratico. Se tu c'hai qualcuno da, mi arriva una notizia sulla schermata, comunque, se tu c'hai delle bestie da accudire, ce la installa, gli devi dare da mangiare. Non voglio fare un paradosso con le persone, ma se tu chiudi l'Italia devi fare in modo che queste persone riescano a stare chiuse. A sostenersi, tu non puoi tenere, non so, un cane a casa chiuso per sempre, deve uscire, voglio dire, gli devi, ecco, si dovevano pure preoccupare, perché la gente deve mangiare, può stare chiusa, può stare pure un mese, due, tre, d'accordo, benissimo, ma almeno dammi un buono. E poi quello che fanno questi singhiozzi di aiuti, ma ognuno c'ha un cellulare, no, in Italia c'ha un cellulare, allora fate un'applicazione, non so, Caterina Spina, sappiamo chi è, e allora ti accreditiamo da adesso 1000 euro, tu puoi spendere, mostri quell'applicazione ed è come una moneta. No, si fa tutto a singhiozzo, tutto pure... Magari fossimo collegati così bene, ma lo vedo difficile questa cosa. Io come ho detto all'inizio... Poi ho visto l'applicazione che hanno fatto lì da voi, insomma, da noi, io sono andata alla ricerca di un sito serio per riuscire ad avere informazioni serie, e l'unico è, anche per quanto riguarda i dati, una cosa del Sole 24 Ore. Cioè, per il resto, se tu veramente, anche gli stessi telegiornali ti danno notizie diverse rispetto a quella che magari è la realtà certe volte, quindi insomma, per dirti, qua non c'è nulla di certo. Sì, e voglio dire, anche un'applicazione, tu puoi fare un'applicazione... Quella australiana, se vuoi, vai sull'Apple Store, la scarichi e puoi vedere tutta l'informazione dell'Australia. Basta fare un'applicazione, ormai che siamo tutti collegati in rete, e uno si informa direttamente. Comunque,
ci stiamo avvicinando alla vostra mezzanotte, questi ultimi minuti prima di chiudere, mezzanotte. Quindi la tua giornata sempre di mattina fai colazione, poi fai yoga, come trascorri la tua giornata? Allora, no, yoga ultimamente lo sto facendo un po' di meno, però l'altro ieri c'era un bel sole e mi sono messa fuori in giardino e ho fatto un bel po', insomma, è stato bellissimo perché mi sono proprio ripresa, quindi, insomma... Poi ascolti della musica pure? Ascolto della musica, telefonate, perché comunque gli amici non abbandonano, per fortuna, e quindi ci sono le persone speciali che restano sempre lì, dal village novità, hai qualche dal paese? Dal village fare tutto a posto, eravamo un po' in apprensione per quel caso che dicevi tu prima, insomma per fortuna è stato negativo di fatto, insomma, quindi va benissimo. Sì, io... insomma loro sono diligenti in questo senso, dicono, mi hanno detto che stanno facendo tutti i bravi, quindi insomma sì, io credo che almeno quei paesini, io sentivo pure mia cugina da Verzino, lì a Verzino, mia cugina è quella Ottica Clausi, Rosa Maria, la conosci? Ah sì, la conosco. È una prima cugina, mi faceva gli auguri, quindi la sentì e mi diceva, gli ho detto, ma tu ce l'hai queste mascherine che vanno a ruba? E mi ha detto, aveva non so, 500.000, li ha venduti in due giorni. Qui, Eugenio, qui li hanno distribuite ieri, guarda, te la faccio vedere, l'hanno distribuita ieri, con tutte le informazioni per quanto riguarda i servizi a domicilio. Quindi, questo in Lombardia? Questo è stato distribuito proprio ieri. Sì, sì, sì. Ecco, quindi qualcosa di positivo c'è? Sì, qui ho chiesto giù, mi dicevano che non è ancora arrivato niente, quindi non lo so, qui comunque sono arrivati, sì. Cioè, questa è utile perché, ti dicevo, c'è questo elenco, ci sono qui tutte le indicazioni e in più c'è questo elenco di tutti quelli che fanno il servizio a domicilio. Quindi uno volendo potrebbe anche non uscire, insomma. Sì, diciamo che sbagliando si impara, è così o no? Sì. A volte bisogna... Purtroppo però in questo caso si sarebbe dovuto sbagliare un po' di meno. Eh sì, mannaggia la Iole Santelli, poteva chiudere la Calabria all'inizio doveva chiuderla, tutti insomma, e poi, ma comunque con... Si è sbagliato a monte, però insomma dai, speriamo bene. Ci facciamo compagnia attraverso questi programmi, su Facebook, su YouTube. Caterina, grazie Eugenio, essere sempre... E mezzanotte non voglio tenerti più sveglia qui, mi pare che sta aumentando... Sto resistendo a fatica, te lo dico. Ti vedo che sei un po' stanca. Sto resistendo a fatica, allora... Sì, sono molto stanca. Oggi poi ho avuto pomeriggio pieno, quindi di lavoro è stata duretta, insomma. Sì, perché bisogna essere concentratissimi quando si fanno questi programmi online e tutto il resto. Un abbraccio Caterina, buonanotte. Buonanotte, ciao, tante ciao. Belle cose. Tanti auguri ancora. Ciao, grazie ciao. Cara. Allora, era Caterina Spina che era in collegamento dalla Lombardia. Come avete visto, hanno ricevuto via posta una mascherina. Adesso speriamo, chissà quando arriverà al sud, chissà quando arriverà a voi. Io vedo che sta collegata una persona che è lì in paese. Pure Campi, Domenico, vi aspetto dopo a Radio Pasek. Leo, vuoi entrare? Leo, mandami un messaggio, comunicazione se vuoi entrare. Tutti quanti, vedo che l'ascolto è salito perché adesso le televisioni, qualcuno si è stancato e passato. Noi siamo qui quasi da 2 ore, trasmissione lunghissima, ma ripeto, sarà disponibile su YouTube e sui gruppi Paul Cromwell, Radio Teleparsec and... e qual è Bella Italia, Italia Bella. Allora, per poco, allora Leo, ti faccio una chiamata veloce da Firenze, un attimino che vediamo Leo e lo facciamo entrare anche con
Allora, sentiamo a Leo Medea che è a Firenze. Mentre mi sto collegando con Leo da Firenze, vediamo se hanno ricevuto le mascherine a Firenze pure. Allora, mentre ci colleghiamo con Leo, Sì, pronto? eccoci qua, Leo. Sì, allora ci siamo? Sì, sei in diretta. Spengo l'iPad, era proprio per entrare per farti gli auguri. Grazie, grazie, Tu ce ne fai tantissimi a noi, a volte no, ora non dico che esageri, però chiaramente preso da afflati ti viene in mente nelle nostre occasioni di festeggiamento di parlare delle cose positive, no? E ce n'è bisogno perché i difetti ne abbiamo talmente tutti. Non parlo solo dell'ultima nota che hai fatto di me il 3 marzo. I difetti ce ne abbiamo tutti, però ogni tanto nel festeggiamento, almeno del compleanno, bisogna ricordare anche un po' i punti di forza che abbiamo, no? Se certo. no, altrimenti poi ci deprimiamo. Poi sui difetti dobbiamo lavorare tanto. No, volevo dire solo che ora, per l'appello, sto mandando della musica su Radio Teleparsec in queste nottate, no? C'è anche Caterina tra gli ascoltatori, tra quelli che sono in visione, Lorenzo Massaini di Firenze, che saluto, anche lui ha non un passato da DJ, però è un esperto di musica dance. Qualcuno potrebbe anche un po' criticare, no? Visto il periodo, effettivamente il periodo è da non far nulla, però non è che possiamo proprio morire, no? Gli show che facciamo, anche tutte quelle cose che facciamo su Radio Parsec, quando si manda musica, si parla musica per la ripresa. Voglio dire, non è che già viviamo in una condizione di quarantena che notoriamente non è molto bella, no? Non è che possiamo vietarci anche di ascoltare la musica o che ne so, di vedere un bel film anche a lieto fine. La vita continua e poi chiaramente siamo tutti stretti, soprattutto con la Lombardia, con Bergamo, dove c'è davvero un passaggio di bare non indifferente in questo periodo. Molto, molto bravi sono stati i bergamaschi, secondo me, perché hanno un'Atalanta molto forte quest'anno, anche in Europa, va avanti in Champions League, può anche vincerla. E stanno dicendo non è il momento del calcio perché dobbiamo piangere i nostri morti. E qua è una grande bella lezione. Noi altri ci associamo al dolore e poi the show must go on, la vita deve andare avanti per la ripresa. Ascolta, ma Quindi voglio dire, dimmi, dimmi. ha ricevuto la mascherina via posta come l'ha ricevuta Caterina in Lombardia? No, ancora qui nessuna mascherina, no? Però c'è la conversione di certe industrie, tipo anche Giorgio Armani ora fa mascherine per la ripresa dell'Italia e speriamo che ci arrivino anche le mascherine, ma uno dei fatti più positivi che lo Stato ancora non può dire è che il trend è notevolmente migliorato, siamo nella fase discendente, non si può urlare e si deve dire restate in casa, se no si allenta la presa, l'appello è sempre quello, però i dati fanno ben sperare. Non tanto che verso il 20 aprile possiamo riprendere piano piano, gradatamente, le normali attività in Italia. Tu pensi verso il 20 aprile, tu pensi, io secondo me già l'estate col turismo è andata a fumo, l'estate italiana. A fumo a livello economico è andata anche fino al prossimo ottobre del 2021. Io dicevo la lenta ripresa per ritornare via via verso la normalità, riapertura scuole, qualche attività commerciale in più, anche Ma perché l'anno scolastico com'è? Avrà dei slittamenti, verrà validificato questo periodo? Com'è? no, il ministro Azzolina e Conte hanno assicurato che comunque gli anni scolastici di tutti i gradi, di tutti gli ordini, di tutti i gradi sono validi, saranno validati, no? Anche perché ti immagini che marasma, no? Fra maturità e tutte. Chiaramente si troveranno delle forme, ma qui in Italia ci sono molti ambienti politici, anche vicino alla maggioranza, se il trend fosse quello di oggi ancora, voglio dire,
verso il 20-25 si può parlare di riapertura gradata, eh? Non è una notizia, anche queste sono previsioni. Anche perché, sì, sono d'accordo con Caterina e con te e con tutti, no, siamo in milioni d'accordo, siamo arrivati tardi, ma molti altri paesi sono anche dietro a noi. Ora, con questo non è che voglio dire, non è che dobbiamo prendere, no, certo, ad esempio, gli USA. Però voglio dire, la comunità scientifica effettivamente anche sì, infatti prendo questo tuo diciamo punto per fare sempre quel parallelo tra Italia e Australia, e c'era il capo dell'ordine dei medici qua che parlava insieme al primo ministro Scott Morris e diceva, puntualizzava al pubblico australiano, diceva: noi non siamo come la Germania, l'Italia, gli Stati Uniti d'America, nel senso che qui forse riescono a controllare meglio perché c'è più, diciamo, voglia di collaborare. Purtroppo in Italia tutti ne parliamo, ma poi la collaborazione non esiste, perché come diceva, non so se Caterina, se tu c'hai il cagnolino lo porti, pure come diceva il sindaco Belcastro di Cotronei, che tu vai a fare la spesa, compri un litro di latte da un supermercato e il chilo di pasta all'altro per uscire, e quello non vale. Insomma, bisogna collaborare, bisogna essere... in pratica non ci dovrebbe essere neanche la polizia a controllare che tu sia fuori senza una ragione. Ecco, sei dovuta intervenire le forze... D'altronde il distanziamento sociale, su questo è d'accordo la scienza di tutto il mondo, eccetto qualcuno che parla di immunità di gregge, però si sa che l'immunità di gregge può portare anche più vittime, purtroppo. Il distanziamento sociale, lì c'è una visione univoca degli scienziati, però nella visione dei dati e di tante altre cose gli scienziati non sono uniti. Io proporrei una cosa, oggi ne parlavo col mio amico Lorenzo di Firenze. Perché non sentiamo davvero l'OMS, che è l'organismo mondiale massimo della sanità nel mondo, che aveva lanciato per tempo l'allarme, che perché gli scienziati non fanno, a livello planetario non fanno scudo unico e si rifanno all'OMS, che è il massimo organismo, e ogni Stato invece ha diverse visioni sanitarie? Con questo vi saluto. Con questo interrogativo grosso, questa unità a livello scientifico mondiale si deve trovare, altrimenti ognuno c'ha i suoi dati. Io ho quelli di Pregliasco, che è il presidente dell'ANPAS, è uno scienziato virologo di Pavia, e lui prevede tutto entro fino aprile in Italia. Poi ci saranno dei problemi di moti ondulatori, lo sa anche lui, e da scienziato lo dice anche lui, però è meno terroristico rispetto ad altre previsioni. Poi chiaramente io tifo per chi predica il bel tempo, come Giuliacci per quanto riguarda il meteo. Benissimo, su questa tua nota ti saluto, perché qui sono le 9:09 minuti primi a Melbourne. La giornata incomincia martedì, io mi metto al lavoro a fare qualcosa. Un abbraccio e ci sentiremo presto. Buonanotte a Firenze. Ancora tanti auguri, e fino all'alba su Radio Teleparsec, Medea Dance, Notte Italiana e Medea Slowly, lentamente. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Quindi mi raccomando... Potete andare sul gruppo Radio Parsec, Tele Radio Parsec, Radio Tele Parsec, per appunto seguire Leo Medea, che manderà tutta la sua scaletta musicale e appunto sarà lì. Io adesso vi saluto, siamo stati in ottima compagnia. Saluto tutti quelli che avete seguito, tutti voi che avete lasciato la messaggistica lì. Purtroppo cercherò di fare entrare qualcuno sempre più nuovo, come abbiamo fatto oggi, anzi stasera, stamattina per me, stanotte per voi, Antonio Ferraro. Saluto a Carmine Marre, che è stato il primo a partecipare dalla Germania, a Caterina Spina, a Leo Medea da Firenze. Saluto infine Carmelo, che ci mette pure un piace, Carmelo Stalteri. Vi saluto tutti quanti, Domenico, Michele, tutti quanti quelli che siete apparsi sulla schermata. Qui è giorno, vi faccio vedere... luce qui, ecco, un attimino che giro la camera e vi faccio vedere, ecco qui la luce, ecco, è giorno, sono le 9 e quindi io vi mando la sigla di apertura e chiusura, e
vi ringrazio, a voi che avete seguito sui gruppi, su Facebook, dal mio profilo, da dove è generata la trasmissione, e poi dopo va su Radio Teleparsec, su Paul Cromwell, su Italia Bella e infine su YouTube. Buonanotte a tutti, mezzanotte e l'11 da voi, a risentirci tra qualche giorno, insomma. Ciao, ciao, ciao. Mi raccomando, state sempre con noi.